Intro di merda. E ciao a tutti, ragazzi. Sì, questa è un'intro molto strana. Lo so, può sembrare strana. Ciao Gigino, oggi ci farà lui compagnia, non il gatto, ma il coniglio. Forse non mi sentite manco bene. Comunque, benvenuti in questo video. Siamo 200. Yeah! Speciale 200 iscritti. Siete contenti? Vabbè, lo so che a voi non ve ne può fregarti meno. Dovete sapere che io volevo fare per questo video una cosa figa. La volevo tutta ambientare di notte. Infatti qua c'ha tutta la luce artificiale. Bene, la cosa divertente è che quando sto facendo sto video è pieno pomeriggio. Va bene, perfetto. Tutto procede secondo i piani, ma va bene, va bene, va bene. Allora, dov'è che... Ah, vabbè, io stavo scendendo in fondo. Ah, oh, eccolo qua, cercasi domande per i 2000 iscritti. Tra l'altro, in quel video mi avete fatto un sacco di complimenti. Ragazzi, a me dei vostri complimenti me ne sbatto i col... Quindi direi subito di iniziare con le domande, perché sapete, questo speciale era previsto che facessi domande, tante domande. Gigino oggi ci accompagnerà, vero Gigino? Vabbè, e quindi io direi di iniziare con la prima domanda fatta da Gabri Spino. Domanda: sei un mago? Boh, non so da co a cosa tu ti riferisca, però, aspetto un attimo. Però, se proprio lo vuoi sapere, io c'ho Gandalf. No, che cacchio, questo è silente, mannaggia la miseria. Questo è silente, c'ho pure Harry Potter, c'ho il Lego di Harry Potter, e questo è Gandalf. Perché lo chiamo Gandalf? Questo è silente, vabbè. È più facile dire Gandalf che silente. Che venga avanti il giovine. Certo, silenzio. Io sono Gandalf. Il mio nome è Silente. Silenzio. No, Silente! Ho sentito silenzio. Vitruvius. E va bene, scrivetemi tutto, non mi ricorderò un tubo, ma cominciamo. Ormai è constatato. Tra l'altro è chiaro, manco la Madonna, che i due si sono copiati. Passiamo alla prossima domanda, ed è di Michele. Questo vuole scappare, ragazzi. Bimbo, vieni qua, dai, su, che dobbiamo leggere un sacco di domande dei nostri cari iscritti. Sta tutto traumatizzato comunque. Vuoi salutarli? Vabbè, dai, che abbiamo un sacco di domande. Qua, su, qua. Allora, domanda di Michele, tutto maiuscolo con Saturno. Domanda: sei un T-Rex? Questa è un po' la stessa domanda di prima. Non vado a pigliare i due T-Rex che ho. Tra l'altro, c'ho questo T-Rex. Che in realtà è un cavo. Cioè, questo è un caricatore. Ecco, vedete, qua c'è il cavetto. Qua c'è la codina. Sì, insomma, diciamo che il cavo è il buco del culo. Passiamo ora alle domande di Barbacicia. Domanda veloce: il tuo meme preferito? Il tuo cibo preferito? La pizza, il sushi e basta. Non lo so. Tutto quello che ti piace preferito. Tutto quello che mi piace preferito. Gigi, non vuoi aiutarci? No, lui non ci vuole aiutare. No, Gigi non ci vuole aiutare. Mannaggia, Gigio. Domanda: mi conosci? Questa da Federico il King. Ovviamente. No. Purtroppo. Sarebbe figo, forse. Abbiamo poi le domande di LM Leo. Allora, innanzitutto, complimenti per i 2000 iscritti. Grazie. Dunque, ho due domande. Uno, ti ricordi di me? No. Sono Leonardo, di solito commentavo sempre i tuoi video con un altro account. E allora non mi ricordo manco mai nella vita di te. 2. Farai mai la reaction a The Mandela Catalogue? Cazzo, yeah!
Passiamo ora alla domanda di Anti-BM. Domanda: conosci FNAF? Ovvio che conosco FNAF, non l'ho mai giocato. So che devono fare anche il film che sta per uscire, è già uscito un trailer. Però no, cioè conosco FNAF ma non mi interessa. Forse il film forse mi interessa, forse non sono un fan degli horror, ecco. E va bene così. Passiamo ora alle domande, quelle belle un po' complicate, ovvero le domande di TNT Return trattino basso. Grande Eletro, auguri per i 2000 iscritti, tutti meritati, ovvio, non li ho mica taroccati. Comunque ti volevo chiedere, porterei mai altri giochi sul tuo canale? Se sì, quali? Non lo so che cosa portare, se portare soprattutto. Tu Gigino, hai qualche proposta? No, Gigi non ha nessuna proposta. Oh ragazzi, a me dei gameplay frega poco, sinceramente. Se vi interessa, c'è il canale di Giovanni, il secondo canale, dove faccio le recensioni. Va bene, ok, siamo tutti felici adesso, meno male. Tra l'altro io posso anche cambiare gli occhiali. C'ho quelli e c'ho anche, eccoli qua, questi. Ecco, questi sono un po' più piccolini. Questi sono piccolini, non si capisce una mazza. Poi tra l'altro c'ho anche gli occhiali 3D, che quando me li indosso sembro intelligente. Boh, non lo so, sembro intelligente. Ragazzi, sono Clark Kent. Superman. Clark Kent. Superman, Clark Kent, Superman, Clark Kent, Superman, Clark Kent. Vabbè, basta fare i coglioni. Passiamo ora alle domande di Bear MFG con una simpatica emojina. Ciao Eletro, ti volevo fare gli auguri per i 2000 iscritti, complimenti, grazie mille. Comunque, lista delle domande, e queste sono tante. Gli orsi o le camicie? Ovviamente il gatto. A parte che ho spasciato il microfono, comunque mi sono accorto tardissimo che i miei capelli stavano puntati in Burundi. Ma che bello! Gigio, che cazzo fai? Gigio. Niente, Giro non vuole collaborare, ragazzi. La prossima domanda è: riporterai mai la sincero concreto preparato? Magari su PC. Ragazzi, come dirlo? Nope. Cioè, da Pocket è morto. Pocket Edition, raga, ha fatto le valigie, non lo posso più riavere. Se volete incolpare qualcuno, incolpate Camicia. Fidatevi, incolpare Camicia fa bene, molto bene. E da PC fare il multiplayer è un casino. Sì, insomma, è un po' complicata come cosa. So che servirebbe fare un server, però tutti i server che ho fatto, dopo sono morti. E vabbè, succede. Hai mai pensato di chiudere il canale? Ma ragazzi, ci sono già due video in cui ho chiuso il canale. Questo canale l'ho chiuso. Però, sinceramente, no. Magari partire in inattività. Sì, partire in inattività lunga anche. Non mesi. Oh, mica vado in inattività dopo un mese. Ogni tanto mi faccio sentire. Però no, sinceramente, non voglio chiudere il mio canale. No. Non è una cosa che penso di voler fare. Magari mi sbaglio e sto facendo un casino e magari fra poco lo chiudo il canale. Oh, poi abbiamo una bellissima domanda, ovvero: qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito, in realtà, devo essere sincero, non lo so, perché ci sono un sacco, ma proprio un sacco.
sacco di film belli, ma proprio tanti, tipo c'è Jurassic Park, Il Ritorno al Futuro, The Lego Movie, il sequel spin-off di The Lego Movie, Lego Batman, che forse lo preferisco pure di più. Poi abbiamo La Sirenetta, poi abbiamo... Basta, sono finiti i film. Abbiamo Shrek. Che bella cosa. Poi abbiamo Alla ricerca di Nemo. E poi basta. Boh, per ora questi sono quelli miei preferiti. Tra l'altro il gatto vuole pure entrare. Eh no, io non ti faccio entrare. Quindi ragazzi, se devo essere sincero, questi sono alcuni dei miei preferiti. Non sono proprio i miei preferitissimi. Non ho preferenze, però diciamo questi sono quelli che piacciono. Ah vabbè, ho dimenticato anche T, lo squalo, Cujo. Io da odiatore di cani, Cujo best film ever horror. Se odiate i cani come me, ve lo consiglio, tranquilli. Cujo, il cane assassino. Bello. Vero Gigino? Vabbè, a lei non gliene frega niente. Il tuo canale preferito. Qual è il mio canale preferito? Allora, il primo tra tutti è Barbascura X. E poi c'è Il Diario Segreto. Io sono Zoe, sarò sincera con voi, non c'è niente di speciale in me. Se Il Diario Segreto. Boh ragazzi, che vi devo dire, le loro storie sono belle, sono una droga. Cioè Il Diario Segreto è una droga per me. Basta. Io adoro le storie di Diario Segreto, quindi che vi piaccia o no, questo è il fatto apposta. Poi abbiamo Se Io Cane Non Ha Un Cane, di chi non è il cane? Domanda a capo. Allora, se Gigino scappa di nuovo, Gigino non fare un casino. Gigino, allora rispondiamo a questa domanda. Chi è O Cane? Di chi è O Cane? Di O Cane? Vabbè, risponde Germano nel dubbio. Vaffanculo, Dio cane. Basta. Madonna puttana. Vabbè, il cane è di O. Poi abbiamo: meglio avere 1 milione di euro e essere triste o essere povero ma felice? Se devo essere sincero, meglio poveri, perché i soldi non fanno la felicità. Questo è un problema che anche nella nostra società odierna abbiamo perso l'originalità, ragazzi. Abbiamo perso l'originalità, fidatevi. Abbiamo perso l'originalità. Perché siamo in questo mondo in cui abbiamo tutto e non abbiamo niente. Cioè, raga, questo è il problema. Abbiamo tutto, ma non abbiamo niente. La gente scorre su YouTube in cerca di qualcosa di nuovo, alternativo, geniale, ma non trova niente, perché ormai c'è tutto. Abbiamo tutto, ma non abbiamo niente. Ragazzi, io preferisco non avere niente, ma essere felice. Fidatevi. Queste erano le mie domande. Adesso passiamo a quelle di Germano Mosconi. Quanti dei esistono oltre a quello cane? Ovviamente. Porco Dio! Chi è quello che sbatte la porta? Ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Ciao! Vaffanculo! Poi abbiamo altre domande, ovvio, quelle non mancano mai. Quelle di The Noob Player 2. Belle le domande di The Noob Player 2. Allora, lista delle mie domande. 1. Ti puzzano i calzini? Aspetta. Sì. Hai mai pensato che non potrai mai sapere se tutto è nella tua testa
ed in realtà l'universo potrebbe non esistere? Sì, è una domanda seria. Allora, a parte che l'ho letta malissimo, a parte questo. Sì, questo ci penso sempre. L'universo fa schifo, lo dice pure Giorgio. Ecco, per farci capire, lui è Giorgio. Giorgio è incazzato perché la vita fa schifo. Vero, Gigino? No, però lui non, in realtà non si chiama Giorgio. Ti ho mentito. Poi abbiamo Fortnite Ila Babaji. Fai uno sport? Sì. Basta, punto. Più o meno in realtà. Ragazzi, l'allenamento serve. C'ho qua un crampo. No, non qua. Qua, alla gamba. Pensavate. Maledetti basta. Poi abbiamo la domanda 5. Never gonna give you up, virgola. Never gonna let you down. Qual è il tuo più grande segreto? Io sono il tuo incubo peggiore. Che non lo sapevi? Vabbè, ora lo sai. Hai mai pensato di chiudere il canale? Ho già risposto a questa prima. Hashtag i castori sono belli o i castori sono belli? La seconda in realtà. Porterai mai FNAF? No ragazzi, no. Non mi interessa FNAF, sinceramente. Io capisco che è un bellissimo gioco, però a me uno l'horror non mi interessa. Non mi è mai piaciuto come genere. E due, è probabile che non se lo inculi nessuno quel video. Tranquilli, già provato, non se l'è mai inculato nessuno. Tra l'altro, che video potrei dargli? Gli animatronics mi ammazzano su FNAF. Molto originale, oserei dire. Passiamo all'altra domanda. Il tuo più grande errore della tua vita, a parte nascere. Allora, ce ne sono parecchi, una vastità. Allora, per esempio, aver rotto il cazzo ai compagni di classe su Instagram. Certo che pure voi, che permalosi che siete, porca puttana. Oppure essermi innamorato di una signorina, scoprendo che poi ho fatto un grande errore perché lei è una grandissima bastarda. E poi vabbè, ce ne sono un fottio. Tipo aver preso lui. Sì, è stato un errore, tranquilli. Lo tengo chiuso in gabbia questo poverino. E poi c'è il gattino che lo mena sempre. Povero piccolo bimbo. Edit 11. Secondo te, Marco Toni ce l'ha l'Elisir? Ovvio che no, non ce l'ha più, l'ha finito tutto mentre buttava i tronchi e congelava le persone. Maledetto Marco Togni. Poi vabbè, abbiamo gli auguri di alcune persone. Vi ho già detto che non me ne frega un cazzo. La domanda di ciao sono io. Ciao, ti ricordi di me? Sì, di te mi ricordo. Poi abbiamo il TK il Talk. Viva l'originalità, ragazzi. Vabbè, mi sono reso conto adesso che sono altri auguri. Non me ne frega un cazzo, ragazzi. Non me ne frega niente. E mi sorprende che questi siano gli ultimi commenti qua sotto. Mi sorprende. Questo era un video in cui cercavo domande. Ragazzi, molti di voi, io volevo domande, non me le avete date. Ma vaffan... A parte che Gigino sta facendo un casino. Vabbè ragazzi, io vi direi che per questo video può essere tutto. Lasciate un bel like, ovviamente, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi per non perdervi altri video come questo. E nulla, da me Eletro16 è tutto, anche da Gigino. Ciao Gigino!
e ciao. Boh, godo di scarsa originalità al momento. Probabilmente sta sminchiando tutta la registrazione. E si sminchia la registrazione, Gigino.